90 arresti nella periferia est di Napoli, una vera e propria un ragazzino che impenna sul all'alba suo scooter, altri che scorazzano sul veicolo. Di Napoli hanno preso d'assedio il cosiddetto Bronx, il famigerato rione popolare del quartiere napoletano. In questo posto sono frequenti le situazioni che portano le persone a crescere, cercano di difendersi, la gente ha un volto spento. In questi posti io ci sono nato, è per questo che il mio cuore langue. Ricordo perfettamente quella sera che a pochi metri da questo posto con un mio caro amico che mi parlava di Gesù dicendomi che in lui avrei avuto l'opportunità di conoscere la verità. Ricordo che in macchina iniziammo alle 10 di sera a parlare e lui mi invitò a pregare. E ricordo che quello fu il mio primo incontro reale con Dio, sentii una presenza così forte di qualcosa che non conoscevo ma che mi faceva sentire bene. E lì riconobbi che Gesù era l'unica via per poter dare vita ai miei giorni. Dopo questa esperienza ricordo che la mattina sentii il desiderio di andare a verificare di persona, perché non ero mai entrato in una chiesa evangelica. E così chiesi a questo amico mio di portarmi con lui. Dopo poco sentii molto forte di raccontare la storia di Gesù a tutte le persone che Dio mi metteva davanti. Ricordo che le persone accorrevano ascoltando il messaggio. E così le varie chiese qui intorno hanno iniziato ad avere un movimento, un incremento, e l'opera di Dio ha iniziato ad avere un effetto molto forte. Però non è ancora abbastanza. Io credo che Dio abbia portato alla maturazione non solo me, ma molte persone che magari probabilmente nemmeno conosco, che hanno un desiderio, un peso, una visione per questo posto. Lo Spirito Santo muove e ora è come se Dio abbia posto un assedio a questo quartiere, affinché il Vangelo possa ergersi al di sopra di tutte le cose che governano ancora questo posto. So che la nostra azione, quello delle altre strutture cristiane, quello delle persone che hanno un peso affinché il Vangelo raggiunga le anime, porterà dei frutti meravigliosi, migliaia saranno tirati fuori. Questo è il posto in cui sono nato, dove ho passato la mia infanzia, dove sono cresciuto nelle tenebre fino a poco tempo fa. E qui è tutto tenebra. Nasciamo nel peccato e continuiamo a crescere nel peccato. Molte volte si può dire per esigenze di vita o per altro, non è così. Perché il Signore ci ha fatto delle promesse e posso dirvi ha sempre mantenuto le sue promesse, ci ha amato così tanto a dare il suo unico figlio per noi. Io ho 43 anni, ho 30 anni di malavita, ho iniziato ad avere a che fare con droghe, armi, all'età di 13 anni, dalle scuole. Poi man mano la situazione dice non porta da nessuna parte. Di 70 anni di malavita, 20 anni l'ho trascorso in carcere, per cui non mi sono voluto una famiglia, non ho visto la cosa che mi ha rammaricato di più. Ho dei figli che ho visto crescere nei colloqui. Dopo tanti anni di carcere esco, già prima dell'uscita mia moglie mi parlava del Signore, ma
non mi stai dicendo il Signore, mo che esco non abbiamo nulla, non abbiamo nulla. Devo provvedere io a me, a te, ai figli. E sono cose che devo fare io questo, come ho sempre fatto. E lui dice, non ti preoccupare. Ci pensa il Signore ad aiutarci. Abbi fede, allora dice, ma cercavo di assecondarla. Sono uscito come sempre con le stesse idee. Di far danni e delinquere. Perché dopo tanti anni era l'unico metodo per accumulare subito un po' di soldi per avere possibilità di mettere in piedi un'altra volta la situazione per poter vivere. E lei ancora no, andiamo in chiesa. Poi mi trovai a pranzo da zia e lì incontrai il figlio del mio pastore. Appena mi guardò rimase un attimino spiazzato lui e mi disse, ragazzo, ha bisogno di tanto amore. Sono andato in chiesa. Posso dirvi che ho visto e toccato con mano cose che non pensavo neanche esistessero. Abbiamo avuto delle difficoltà, perché poi dopo tanti anni si esce dal carcere senza nulla. E posso dirvi che non mi è mai mancato niente. Dal momento in cui ho iniziato a frequentare la chiesa, dove mia moglie insisteva, oltre a lei, le mie cugine, tutte quante in famiglia pregavano per me senza che io sapessi niente, ho iniziato a subire attacchi e cattiverie da tutte le parti. Persone di sangue che mi hanno messo con le spalle al muro costringendomi a ritornare nuovamente a delinquere. Ma ho avuto una famiglia la stessa che avete anche voi, se date il vostro cuore a Gesù. Che non mi ha mai abbandonato, non mi ha mai fatto mancare nulla. All'età che ho, pluri, pregiudicato, non posso dirvi mai lavorato in vita mia. Ad oggi lavoro onestamente, assunto come l'ha fatto con me, può farlo anche con voi. Confidate nella croce, che è l'unica via di salvezza. Datevi a Dio. Vedrete cambiare la vostra vita da un momento all'altro. Signore, io ti prego per queste vite affinché l'opera dello Spirito Santo possa continuare ad espandersi in questo posto, salvando anime, riempendole della tua luce, del tuo spirito, della tua parola, e le genti che sono nelle tenebre possono essere attratte dal fuoco che emanano quelli che tu salvi, perché tu mandi il fuoco. Gesù è colui che battezza con il fuoco. Io ti prego che queste vite siano aggregate al tuo popolo, salvandole, liberandole, guarendole, facendo di questi dei figli di luce, affinché lo Spirito dell'Eterno possa soffiare in questa vita. E io ti benedico nel nome di Gesù. Amen. Che Dio ti benedica. Ti aspetto in chiesa. Vieni a trovare. Per me la croce è la vita, dove Gesù è morto per darmi vita. Lui ha pagato un prezzo per noi, lui ha pagato un riscatto. Io sono nato e cresciuto in questo posto, mia madre lavorava e lui andava a scuola, purtroppo i miei amici mi umiliavano perché non potevo permettermi di comprare delle scarpe e questo mi faceva sentire fragile. L'età di 15 anni mi hanno fatto diventare un uomo. Sono cresciuto senza un padre. Mio padre mi ha lasciato quando io avevo 2 mesi. Mia madre mi sosteneva. Per togliermi la strada mi portava con lei a lavorare. Ho sempre lottato, ho sempre combattuto. Io ho venduto droga, ho cominciato a rubare. E questo mi dispiace. Mia suocera disse, vuoi venire alla chiesa? Ho conosciuto il Signore e vi posso dire che ho cominciato a sentire una presenza. Io in questo luogo venivo solo a maledirmi e un giorno sentivo forte una presenza di Dio a dire non preoccuparti, io ci sarò sempre. E questo a me mi ha fatto tanto bene. La comunità che io ora sto frequentando, c'è il pastore Pasquale Montagna. Questo uomo mi ha dato tanto forza e tanto amore, quello che io non ho mai avuto.
e lui me lo sta dando. Il percorso della mia vita lo sto facendo con Cristo. Venite a Cristo che Dio vi ama, Dio vi sta aspettando con le braccia aperte e vi mostrerà la sua gloria se voi lo cercherete. Nella debolezza sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito. In Isaia 60 al verso 18 dice: non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese. Amen. Quindi già questa parola ci sta indicando che Dio toglierà via la violenza attraverso coloro che riceveranno il Cristo, perché ognuno di noi deve avere la testimonianza di dire a questo quartiere che Gesù è il Signore della vita, che solo attraverso Gesù vi è la salvezza. È scritto nel libro di Geremia, quando Dio parla a Geremia, dice: Geremia, tu che cosa vedi? Un mandorlo. Tu che cosa vedi questa mattina? Io ti dico in verità, io vedo la gloria del risorto Re, perché tutto ciò che è morto rivivrà, perché il fiume di Dio è entrato in queste contrade e toccherà ogni anima vivente. Signore, vogliamo benedirti così come siamo. È scritto nella tua parola: quando due o tre persone in accordo si riuniscono, tu sei nel mezzo di loro. E questa mattina tu sei nel mezzo di noi, Signore. Tu, Signore, ci stai facendo testimoniare che tu sei il germoglio e tutto ciò che è morto rivivrà. Signore, grazie perché tu ci stai usando per la tua gloria, non per i nostri meriti, ma per i meriti dell'amato figliolo Gesù Cristo, che alla destra del Padre ed intercede per noi. Amen. Questo posto sarà chiamato il germoglio, quindi non più Bronx, ma il germoglio di Dio, perché qualcosa è iniziato e Dio la porterà a compimento. Ho accettato il Signore da ragazza, avevo i miei 15 anni, e parlando con una mia amica, giusto per curiosità, ci confrontammo un giorno e lei mi disse che, sai, c'è una persona che ti ama più di tutti, che nessuno può amarti come più di lui. E io ero curiosa a conoscerlo. Iniziai a leggere la parola di Dio e così iniziai a frequentare una comunità e iniziai questo a conoscere di più Gesù. È capitato un periodo della mia vita circa 3 anni fa e ho perso mia mamma. E mia mamma per me era tutto. Essendo la più piccolina, ero la più coccolata, la più... Questa cosa mi ha fatto fermare un po' nel cammino spirituale, perché non avevo proprio più forze. E ho incontrato Maddalena per caso ad un matrimonio e abbiamo iniziato a parlare e mi ha colpito una sua parola che diceva: la realtà non è la verità, perché stavamo attraversando veramente un brutto periodo. Poi lei mi abbracciò forte e mi disse: il tuo lutto si trasformerà in danza. E abbiamo iniziato di nuovo a cercare la faccia di Dio ancora più di prima. A volte uno pensa a dire: me ne andrei proprio, però poi ci ripensi, dici: perché la devo dare vinta al nemico? Noi siamo la luce, noi in queste tenebre. Dio è con noi, andiamo avanti.
la battaglia c'è, ma noi siamo più che vincitori e io spero veramente che questo quartiere diventerà un parco gioia dove veramente la pace di Dio regnerà nei cuori di ognuno di noi, l'amore di Dio veramente trionferà, che saremo veramente come una famiglia tutti quanti e il male non ci sarà più. Per questo noi andremo avanti, faremo di tutto, tutto è possibile per il nostro quartiere, per un futuro migliore insieme a Gesù, perché insieme a Gesù ce la faremo e ce l'abbiamo fatta. Il mio incontro con Gesù è avvenuto all'età di 18 anni, in un momento della mia vita tranquillo, sereno. E quella sera mi sono sentita chiamata da Gesù e mi sono recata in una chiesa tramite amici. E da quella sera io ho avvertito che c'era qualcosa di diverso, qualcosa che prendeva tutto il mio essere. E la gioia, diciamo, e la pace è incominciata a penetrare dentro di me. E da quel momento non ho potuto fare più almeno di servire Dio, fino a che a 20 anni ho avuto una perdita che è stata per me come una perdita, diciamo, di mio padre, che è stato per me come perdere tutto. E in quel momento mi sono allontanata da Dio e sono stati gli anni più brutti della mia vita. Ho abbandonato Dio per 14 anni. E c'era sempre però una parte dentro di me che mi riportava a guardare quella croce che un giorno mi aveva mostrato quanto di bello fosse appartenere a Cristo. Però ero combattuta perché una parte di me voleva cedere, un'altra parte di me voleva farmi ritornare. E un giorno, quando veramente il deserto era intorno a me, ho alzato gli occhi al cielo e il Signore mi mostrava che c'era ancora un'altra possibilità per rialzarmi, che il Signore mi mostrava che non era un uomo che poteva donarmi quello che io stavo cercando, ma che solo Lui, attraverso quella croce, attraverso quel sacrificio, poteva donarmi quello che io di cui avevo bisogno. Oggi sono qui, sono orgogliosa di appartenere a Cristo e voglio dire veramente a chi non lo conosce che non esiste cosa migliore di avere Cristo nella propria vita. Non è un sacrificio, poiché Dio ci dà la forza per andare al di là di quello che possono essere le nostre forze e che Lui ci aiuta a superare qualsiasi ostacolo, poiché Lui è superiore di tutto ciò che ci circonda. Dio può cambiare la tua storia, Dio può farlo, perché è Dio che ti ha creato e vuole darti il meglio che tu possa avere nella tua vita. Tutto quello che è successo in questi anni, negli ultimi 30 anni della mia vita, in un modo o nell'altro mi ha sempre ricondotto qui. E quello che è più forte di ogni cosa è il simbolo della croce. La croce di Gesù continua a fare opere meravigliose. Abbiamo deciso di piantare questa croce in un posto ben determinato di questo luogo, affinché la luce che emana la croce possa attirare persone. Questa sera noi avremo un momento di aggregazione dove vedremo un filmato. Questo luogo sarà invaso dallo Spirito di Dio, dagli angeli di Dio, dagli uomini che hanno deciso di pagare un prezzo affinché le catene siano spezzate e un destino e un'assegnazione sia rilasciata in quelli che udranno la parola nel nome di Gesù. Proprio quando sono
sono qui. Lascia entrare Dio. Sono qui con te. Ti ho visto piangere ogni notte prima di addormentare. Il giorno in cui avevo pianificato il mio suicidio, voglio fidarmi di te e seguirlo come mio Signore e Salvatore. Nel nome di Gesù. Amen. È vivo! Io non ho dato la mia vita a un Cristo morto, ma al Cristo vivente. E Lui mi ha dato un messaggio da portare. Mi ha dato un faro da seguire. Io ho una ragione per vivere. So da dove vengo. So perché sono qui. So dove sto andando. E tu?